Ciao cinefusi.it, a casa mia ingrassare era peggio di una dipendenza da droghe. Queste sono le parole di Vera Gemma, uno degli elementi che apre il film Vera. Vera è il film di Tizza Covi e Ryan Frimmel, presente alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia e anche reduce di aver vinto due premi. Premio Orizzonti per la miglior regia e premio migliore attrice attribuito proprio a Vera Gemma, che in realtà interpreta se stessa. Infatti, Vera è la storia appunto vera, che in realtà è basata sul racconto di finzione perché è sceneggiata, appunto scritta e interpretata da Vera Gemma, ma che ha la pretesa appunto di raccontare finalmente in maniera esclusiva di una persona, Vera Gemma, sottraendosi quindi alla dinamica di essere figlia di Giuliano Gemma e sottolineando quindi una sorta di emancipazione di questo personaggio. Quindi il film in realtà si basa tra questo binomio tra finzione e realtà, perché appunto, come accennavo, nonostante sia scritto come ammette Tizza Covi, ogni episodio del film è tratto effettivamente dalla realtà, è prelevato dalla realtà, proprio come le debolezze. E diciamo ogni elemento che caratterizza il personaggio di Vera Gemma porta in un certo senso a sottrarsi a questo confronto con la figura genitoriale e a mettersi esclusivamente a nudo. Quindi, a mio avviso, anche un atto politico proprio fatto dai registi in collaborazione con Vera Gemma. Quindi il film in realtà parla appunto, si basa su questo racconto di finzione ambientato nella periferia e oltre ad essere scandito dagli episodi iniziali che possono essere quasi a sé stanti, è basato principalmente su questo incontro tra Vera Gemma in periferia con una famiglia di periferia, Daniel, suo figlio e sua madre, la madre di Daniel, poiché appunto Daniel, il ragazzo è giovanissimo, ha perso sua moglie, quindi la madre del piccolo. Vera, in un certo senso, è una figura che mostra, in questo caso, le sue debolezze, perché di fronte a questa condizione di questa famiglia diventa quasi vittima sacrificale, ma mostra anche i suoi lati, diciamo. Mostra dei lati da approfondire, come questo senso di maternità che si sente molto all'interno del film, proprio rispetto al racconto di finzione. Quindi, in un certo senso, come dicevo prima, distaccandosi, quindi emancipandosi dall'essere figlia d'arte, dall'essere figlia di. E infatti una sequenza, a mio avviso, focale, centrale, è proprio quella ambientata all'interno del cimitero cattolico di Roma, in cui è anche presente Asia Argento. Ed entrambe, di fronte alla tomba del figlio di Goethe, riflettono come sia vivere, comunque quanti problemi ci siano dietro ad essere figli d'arte, proprio rispetto al fatto che il figlio di Goethe sulla sua tomba non ha neanche un nome, e quindi su come entrambe abbiano comunque passato in un certo senso la loro vita con la consapevolezza di doversi emancipare. Quindi una scena bellissima e che in un certo senso, appunto, come dicevo, è il fulcro di tutto il film. Quindi dicevo, il film prende proprio quello che vogliono fare i due registi, lo ammettono loro stesso, è prelevare, diciamo, un racconto dalla realtà. I due sono infatti innamorati del neorealismo, si ispirano molto quindi a questa idea di cinema che si avvicina a raccontare della verità, della realtà, che è in un certo senso un'arma a doppio limite, a doppio taglio, perché parlando della realtà si sottolinea anche appunto la sua ambiguità. E non a caso il film termina sulle note di Ma che freddo fa, quindi vediamo Vera passeggiare, andare avanti in lontananza, quindi allontanandosi dalla macchina da presa.
sulle note di Ma che freddo fa, quindi eliminando questo lieto fine, non c'è un lieto fine, ma c'è questo senso di rappresentare la realtà. Quindi a mio avviso il film è fondamentale proprio perché marcia in questa direzione, come sappiamo anche gli altri film di Tizzacovi, raccontando appunto la storia di Vera Gemma. Io vi invito a vedere il film, ma anche ad approfondire la storia di Vera Gemma, anche con l'intervista fatta a Belve, quindi un'intervista appunto fatta per la televisione. E il film uscirà in sala il 23 marzo, vi invito caldamente a vederlo e ovviamente fateci sapere se vi è piaciuto, se invece il video vi è piaciuto potete lasciare un like e mi raccomando iscrivetevi al canale. Ciao!